Buon domenica, ben trovati e come al solito un saluto a chi ci segue in diretta, a chi ci segue poi in seguito. Ritroviamo con piacere Fausto Carotenuto. Ciao Fausto. Ciao a tutti, ciao. Oggi non possiamo non parlare dal nostro punto di vista, dal tuo punto di vista, della scomparsa di Silvio Berlusconi. Chiaramente è un fatto che ha riempito in questi giorni tutte le televisioni, i giornali, le analisi, controanalisi, tifoserie, ma tu ti poni una domanda ulteriore che nessuno si è fatto fin qui, cioè adesso che cosa farà Silvio Berlusconi o quello che rimane di Silvio Berlusconi? Beh, quello che rimane di Silvio Berlusconi è la cosa più importante, è il suo spirito, il suo io. Diciamo che progressivamente, dal momento della morte, c'è un progressivo abbandono della persona, dell'ultima personalità. Quindi non è più così tanto Silvio Berlusconi come lo era prima. E questo ci può anche fare piacere, perché c'erano anche dei lati non proprio positivi in questa personalità. Ma comunque, diciamo, ha cominciato un cammino. E questo cammino porta con sé la propria personalità per un certo periodo per riesaminarla e per vedere, per estrarre il succo di quello che è successo in questa vita. Lui anche lui fa parte di un percorso come tutti noi. Poi questo percorso c'è chi sta più avanti, c'è chi sta più indietro, e quindi lui il percorso comincia nel momento della morte. Nel momento della morte si esce fuori dal corpo, ci si guarda. Vicino a sé c'è il proprio angelo, la propria guida, come mi pare, e che dice: beh, allora sorge una domanda che viene fatta alla personalità che sta lì nel letto dove sta, e la domanda che viene fatta sempre è: quanto hai amato in questa vita? E la risposta è quella immediata ed è quella vera, dove per quanto hai amato non si intende le oggettine, ma anche la famiglia, si intende o il tuo lavoro, o la patria, si intende quanto bene vero hai fatto nella vita attraverso le tue azioni. E la risposta è immediata, ma è una risposta che noi non possiamo dare, ma che lui ha dato. E le risposte vanno dal poco, niente, potevo amare di più, ho amato in modo sbagliato, ho amato tantissimo, a seconda di come sei stato. Quindi lì comincia l'avventura della predisposizione del futuro, e la predisposizione del futuro è un riesame accurato che dura alcune decine di anni, di momento in momento della vita passata, nel quale si rivedono i momenti in un modo un po' particolare, e si capisce bene, guidati, se si è fatto il bene veramente o se si è stati presi dal proprio egoismo, dalle proprie passioni, da gruppi oscuri, si capisce quello che non si è fatto, si dice: oddio, che ho fatto? Perché lo si sente non dal punto di vista del soggetto, ma dal punto di vista di chi è stato oggetto delle nostre azioni, e quindi chi ha sofferto per noi, chi è stato bene per noi, chi è stato abusato, usato da noi, chi è stato comprato da noi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, non è che sarà proprio un periodo luccicante, però sarà un periodo comunque di crescita, perché tutti gli esseri umani sono in crescita. Certo, lui si porta dietro probabilmente dei pesi un po' al di là del normale. Una curiosità che ci si può fare, che è un tema che abbiamo già toccato in passato. Partiamo dal tipo di vita che ha avuto, cioè il fatto che abbia avuto questo tipo di incarnazione, cioè destinata a diventare un personaggio di primissimo piano nel paese, appunto, dove è giunto. Immagino che questa esperienza era in qualche modo prevista, cioè che lui avrebbe dovuto fare questo tipo di esperienze, poi come le ha vissute, chiaramente le ha vissute lui e come tu dici, no? Adesso le rivisiterà. Ma quando una persona, ecco, si incarna, uno spirito, un'anima si incarna in quello che diventa un personaggio pubblico, pubblico poi di questa rilevanza, che senso ha questo cammino? Cioè perché si viene scelto per lui questo tipo di situazione, di percorso?
Dunque, prima di dire questo, vorrei dire una cosa per chiarire anche qual è il punto di vista dal quale parto io in questo momento, ma dal quale partirebbe chiunque tiene conto del punto di vista spirituale più ampio. Allora, come avrebbe detto Steiner o altri, o Iosa Croce, veri, quelli veri e quelli buoni, non quelli cattivi, allora, il problema qual è? È che noi non sapremo mai quello che c'è nell'animo di una persona, fino in fondo. Non lo sapremo mai. Sarà sempre un pregiudizio. E quindi noi non possiamo giudicare fino in fondo quello che passa nell'animo di una persona, fino in fondo i suoi perché, i suoi per come, quanto sono forti i propri condizionamenti e quelli intorno a lui, il proprio ego, i mostri che c'è intorno, le congreghe alle quali si è avvicinato, le cattive compagnie anche oscure che magari ha frequentato. E quindi non sappiamo quali sono i condizionamenti che ha avuto in una vita, magari alla ricerca del bene, magari sbagliandosi anche brutalmente nella ricerca del bene, scambiandolo per il proprio potere, per il proprio egoismo e per altro. Però noi non possiamo sapere questo. Quindi gli antichi, quindi Steiner, quindi gli iniziati dicevano: non si può dare un giudizio sull'interiorità di una persona, quindi non si può dare un giudizio morale. Perché non sappiamo fino in fondo, e poi perché in fondo tutti abbiamo dei difetti, chi più chi meno, e siamo qui per farli diventare forze, correggerli, eccetera, eccetera. E quindi siamo tutti nello stesso cammino. Magari a livello in cui stava Berlusconi in questa vita, ci saremmo stati magari qualche 7, 8, 5, 4, 3 vite fa, no? Anche noi. E quindi è un percorso, quindi come si fa a giudicare un percorso che è stato fatto dalla coscienza universale con le sue svolte negative, con i suoi ritardi, eccetera? Quindi le persone non si possono giudicare moralmente perché non si sa quello che gli passa dentro, veramente, e non si sa a che punto del percorso sono. Ma una cosa è certa, e questo lo diceva anche Cristo: si possono giudicare i loro frutti, li riconoscerai dai loro frutti. Quindi quello che si deve giudicare, assolutamente, perché è importantissimo, è quello che hanno fatto. Sono le manifestazioni esteriori di quello che hanno fatto. Quindi che cosa ha fatto? E questo va esaminato. Va esaminato perché? Perché quello che è un'interiorità che non è giudicabile poi fa nella vita, diventa azioni che influenzano il prossimo, diventa esempi, diventa cose anche negative. Le cose negative vanno giudicate, come dire, questo non si fa. Questa era la cosa sbagliata. Poi perché lui l'ha fatto, questo è un discorso che varrà molto tra noi e la giustizia umana, ammesso che esista, ma chiaramente non esiste, non è corretta, ma è il discorso tra lui e gli esseri superiori che adesso si stanno occupando di lui, in maniera molto amorevole, ferma comunque, per fargli capire come stanno le cose. Quindi diciamo questo. Ci sono degli esseri umani che sono un po' indietro. Perché? Un po' tanto indietro nel percorso. Perché? E così come sono gli esseri umani che stanno più avanti. A che serve questa cosa? Serve perché chi sta più avanti può tirare le persone verso la crescita. La crescita verso la capacità di fare il bene. E chi sta indietro gli pone ostacoli a questa barca dell'umanità. E quindi svolge una funzione, perché noi è proprio superando gli ostacoli, superando il male che vediamo organizzato da qualcuno intorno a noi, poi ci diamo da fare, non ci piace, vogliamo fare in un altro modo. E questo, diciamo, è un po' il compito di alcune individualità. È sempre stato. Ma anche queste individualità, se tutto va bene, poi cresceranno. Ognuno ha i tempi giusti della crescita e noi questi non li possiamo giudicare. Quindi è chiaro. Questo avviene per tutti, anche all'interno di una famiglia. Uno nasce, no, a fare il padre cattivo di un certo gruppo di persone, perché a quelle persone serviva il padre cattivo, sarebbero cresciute, no? Poi il padre cattivo vedrà che ha sbagliato, eccetera, eccetera. Quindi figurati se questo non funziona a livello più generale, eh? Quindi quando c'è una personalità che deve svolgere un ruolo, deve, non so, depravare la cultura di un paese. Aiutare a depravarla, la cultura, lo sport, l'arte, la politica. E queste sono le cose che noi in parte vediamo fatte,
da questa persona, ma per conto di chi? Per conto di poteri ben più ampi che avevano bisogno per svolgere il loro compito, di persone che sufficientemente riempite di quattrini per farlo, anche improvvisamente in modo strano, però li gestissero obbedendo a determinati ordini, non solo obbedendo a certi determinati ordini, ma avendo anche il gusto di farlo in cambio di potere, di denaro, in cambio in fondo dell'incomprensione della vita, perché il buon Silvio adesso, quando si è ritrovato dall'altra parte, gli hanno chiesto quanto hai amato, e lui si è guardato intorno e ha detto: ma io ho amato il potere, ho amato il denaro, ho amato controllare gli altri, ho amato comandare, ho amato tutti quelli che mi incensavano, non li vedo, non vedo il denaro, non vedo quelli che mi incensavano. Anzi, magari ho assistito al funerale, perché uno dopo che muore assiste al suo funerale, non sta nella bara, sta lì e sente i pensieri delle persone. Non so quanto sia stato piacevole per lui, ma speriamo che qualcuno gli abbia fatto da guida, perché noi non dobbiamo volere il male di nessuno, dobbiamo sfruttare il male che qualcuno ha fatto per dire: io quello non lo faccio, quello proprio non è la cosa giusta per me. Poi, se questa persona deve pagare, non pagare, eccetera, eccetera, questo dipende da qualcuno che ha un punto di vista più alto di noi e che magari fa da guida a questa persona. E abbiamo visto scene proprio ai funerali di gente così, che comunque osannava questa figura che è stata chiaramente raccontata, narrata in questi giorni, no? Come grande generosità che aiutava tutti. Cioè, abbiamo visto, insomma, una mitologia del personaggio, anche sì, quasi da parte di chi lo aveva attaccato in vita, no? È stato questo un po' surreale, tutto sommato. Beh, ma chi ci vuole? Dopo che uno è morto, fai quello che ti pare. Diciamo che adesso ci può anche essere l'interesse a non spaventare troppo quelli che potrebbero da Forza Italia passare dalla parte tua. Non è solo Forza Italia, quelli delle TV, un ambiente ben più ampio. E quindi magari hai anche interesse a dire: beh, tutto sommato, però è stato un grande personaggio. Ma nel fare che? Quindi, diciamo, io ho voluto dare un realistico, secondo me, aspetto positivo di quello che sta succedendo dopo la morte, attraverso vari passaggi, ma devo dire che lui ci è arrivato anche, diciamo che. Certamente, chi ha fatto una vita come la sua, con le frequentazioni che ha fatto lui, con gli strani amici che ha avuto, con gli strani protettori che ha avuto, non è che arriva privo di incrostazioni dall'altra parte. Quindi adesso staranno passando un po' di tempo a vedere come toglie questo, in creazioni, in vari tipi di incrostazioni, ve le potete immaginare, insomma, che derivano da certe cose fatte durante la vita. Quindi non è così semplice la storia. Però, diciamo, la direzione del mondo spirituale è sempre quella di cercare di far crescere tutti gli esseri prima o poi, tranne qualcuno che magari un giorno non ce la farà, ma insomma, far crescere tutti gli esseri prima o poi. E quindi, dal punto di vista di quelli che rimangono, avrà sentito, sentendo i pensieri di queste persone, chi già pensava a come accaparrarsi qualche cosa, qualche TV, come favorire qualche straniero, gruppo straniero che si va a prendere il suo impero, come prendersi pezzi di politica, avrà sentito tutte queste cose che prima non era in grado di sentire così bene. E le avrà sentite dappertutto, avrà sentito, si sarà reso conto che in fondo tutto questo glorificare è finto. E questo è un po' anche l'emblema, appunto, che anche quello che veniva considerato il più potente a un certo punto, uomo italiano, però alla fine poi arriva il giorno in cui deve fare questo conto sull'amore che ha dato, non ha dato. Quindi anche questo è un insegnamento, tutto sommato. Che sì, che poi questa cosa non è che si può scappare da questa cosa. Cioè, durante i funerali di Stalin, non voglio fare paragoni, perché Stalin era una specie di persona infernale, diciamo, no? Ma anche di un'altra epoca. Funerali di Stalin nel 1953 c'erano donne che piangevano per strada, si strappavano i capelli perché era morto il grande padre, anche il piccolo padre, come lo chiamavano loro, no? Era morto. E la gente, sì, beh, vittime della propaganda, di cose, ma
Quello nel frattempo stava lì che stava di fronte ai milioni di morti che aveva fatto, ai milioni di persone sofferenti che hanno sofferto, genitori, parenti, per tutto quello che lui aveva fatto. E quindi certamente una cosa è certa, il giudizio umano è normalmente sballato, quello così istintivo. No? Questa sceneggiata che abbiamo visto durante i funerali. E i funerali sono una cosa importante, ma sarebbe una cosa importante se fosse un elemento di raccoglimento in cui si parla veramente delle persone, non nelle quali si glorifica. Abbiamo visto quell'arcivescovo che ha glorificato per un altro po' pure i Bunga Bunga, insomma, cioè, perché lui amava la vita, insomma, vabbè, ragazzi, no? Doveva dire, ma insomma, questo qui ha introdotto una depravazione morale incredibile, potremmo parlare per ore, ma lo ha fatto perché qualcuno l'ha mandato a farlo e lui l'avrebbe fatto comunque perché era pieno di condizionamenti e di difetti. Qualcuno lo ha anche guidato. Improvvisamente è diventato stranamente ricco, non c'aveva una lira e tutto quello che faceva c'era qualcuno che l'aiutava. Insomma, questo anche la storia del grande imprenditore. Sì, sarà stato un bravo organizzatore, ma ogni volta gli spianavano la strada in una maniera incredibile. E quindi questo poi l'abbiamo visto con Draghi, con Conte, con tutti lo vediamo. Quando uno è, come si definiva lui, un unto del Signore, bisogna dire chi Signore era naturalmente, no? Di sopra, di sotto. Quando dicono una cosa del genere vuol dire che non è che sei proprio tu. Magari certe tue qualità di organizzatore vengono sviluppate, vengono facilitate perché tu sei più bravo di un altro a organizzare cose, allora ti mettono a disposizione fondi e cose che servono a fare quella che in fondo è stata una grande depravazione culturale della politica, dell'arte, dei media e dello sport, che non ha fatto solo lui, poi è stata fatta anche dagli altri. Diciamo che lui è stato un po' la guida di questa cosa qui, ma mentre lo faceva lui, lo faceva Murdoch, lo facevano in tutto il mondo, guarda caso c'erano personaggi stranamente ricchissimi che facevano la stessa cosa. Si può fare un parallelo con Trump? Come tipo di figura? Ma sicuramente appartengono alla stessa piramide, sai questa idea che ho delle piramidi, no? Piramide conservatrice, e quindi lui era amico di Bush, amico di Putin, no? Se fosse stato ancora in gamba sarebbe stato amico di Trump. Però sono caratteri diversi, come è diverso il carattere di Putin. Come Trump è un altro che ha fatto i soldi straordinariamente, quindi questi soldi poi c'è un re di reazione. Chi te l'ha fatti fare? Se sono tantissimi, c'è sempre qualche potere oscuro di mezzo. Chi te l'ha fatti fare? Poi dice: allora che ci stai facendo con questi soldi? Mi fai il Presidente della Repubblica che fa certe cose? Mi fai il capo della sanità che fa certe cose? Mi fai, no? Questo è in cambio. Loro lo fanno perché ricevono gloria e onori fino a quel giorno della morte in cui qualcuno gli chiede: ma tu quanto hai amato nella vita? E intorno non c'hanno più niente. Quando c'è appunto ai funerali e anche nei giorni precedenti c'è questa attenzione rivolta a personaggi di questo tipo, si crea una sorta di egregora che in qualche modo si espande anche su quello che ha rappresentato in vita questo tipo di personaggio. Cioè, quando tante persone simultaneamente pensano, provano qualcosa riferito, in questo caso, ecco, a un personaggio come Berlusconi, c'è qualcosa che si smuove nell'aria o no? Una grande ipnosi, autoipnosi, non vedo grandi egregore. Cioè, rendiamoci conto che di Berlusconi non se ne parlerà più tra 5 minuti. Una volta fatte le spoglie delle sue divise o rimaste, le spoglie di quello che fa, insomma, non è stato un grandissimo personaggio, è stato un personaggio che ha avuto un ruolo all'interno di un'epoca, ma insomma, fra un po' non se ne parlerà più. Insomma, perché per fortuna non ha fatto nemmeno nulla di tragico, no? Come Mussolini, come Hitler, insomma, personaggio minore che è intervenuto nella cultura, nei media in maniera forte. Però questo fa parte di un discorso che ha preso tutte le parti, non era solamente lui. Lui è stato una delle punte della piramide di destra, diciamo, nel fare questa cosa. Quindi
No, non vedo sorgere di egregore, già ce ne sono abbastanza di egregore, cioè di esseri che condizionano questi gruppi. Hai citato il ruolo delle televisioni, che anche delle analisi più basse che sono state fatte, chiaramente si è parlato, no, appunto di ipnosi, di manipolazione, di abbassamento dei valori. Che ruolo ha avuto? Cioè, perché gli sono state date queste tre televisioni, Allora, sostanzialmente con cui, ecco. vediamola dal punto di vista positivo, come al Sì. solito. Allora, dal punto di vista positivo, lo sai qual è secondo me? È che noi siamo dagli anni 60 in un momento di fiammata di risveglio di coscienza. E allora com'è che proprio dagli anni 70 in poi sorgono una serie di depravazioni, no? In politica, in qui e lì, dappertutto, nel costume, ma in tutto il mondo, non solamente, almeno in tutto il mondo occidentale sicuramente. Da dove nasce questa cosa? Nasce dal fatto che, siccome siamo in risveglio, almeno una parte di noi comincia a accorgersene, no? E quindi comincia a accorgersi che le cose non vanno, oppure vede succedere delle cose in televisione, non so, vede che nei talk show la gente comincia a litigare, a dirsi le parolacce, vede che i teatrini fatti in TV o politici o culturali o di altro tipo sono tutti competitivi, sono pieni di cattiverie, sono teatrini falsi in cui le posizioni che si scontrano sono in fondo false tutte e due o tutte e tre o tutte e quattro. Oppure vede che una trasmissione si occupa di danza e quella danza non è più quella di una volta, le forme sono di un altro tipo, la cultura è di un altro tipo. E quindi è come se il risveglio di coscienza ha bisogno di ostacoli. Ha bisogno di qualcuno che faccia le cose al contrario, proprio mentre la gente si sta risvegliando, e le faccia in politica, nella sanità, nell'ambiente, nell'alimentazione, nelle forme pensiero, nella cultura, nella scuola, nelle forme di governo. Perché quelli che fanno gli ostacoli, non importa se sono di sinistra o di destra, perché è una finzione la sinistra o la destra, poi finiscono per fare tutte le stesse cose. Le cose importanti sono le stesse. Cioè, non è che Berlusconi ha fatto una politica differente da Veltroni, da Prodi, su alcune cose importanti. L'adesione all'Unione Europea, il mondialismo, la svendita del patrimonio nazionale, le guerre, la partecipazione alle guerre. Ma dice, non voglio partecipare. Poi Bush diceva, io faccio la guerra, vieni pure tu, e lui andava. Cioè, ma questo è valso per la sinistra o per la destra? No? Vuol dire che ci sono degli ordini superiori, no? Che si occupa dell'alimentazione, cioè di attacco all'anima e persino ai corpi umani per cercare di frenare il risveglio, che questi gruppi eseguono comunque e li eseguono senza discutere. Quindi le differenze in fondo sono sempre minori, ma su quelle differenze ci fanno il talk show, ci fanno vedere che litigano tra di loro, ma questo è per mantenerci ipnotizzati, cioè si confrontano su cose minori che sembrano importantissime. E sulle cose importanti no, ma questa cosa l'abbiamo vista negli ultimi 2 anni com'è andata, no? Senza citare i pasticcini e cose varie. Erano tutti d'accordo. Questa è stata una specie di cartina tornasole incredibile di quello che succede sempre. Quindi quando si sono sperticati in questi giorni, perché lui così, mentre quell'altro così, ma lui invece di Leo così, lui li metteva tutti d'accordo, fosse mai stato capace di mettere d'accordo veramente le piramidi in lotta tra di loro, facevano delle riunioni, tutti si sorridevano, ma non succedeva niente. Le guerre che si dovevano fare si facevano e gli italiani partecipavano pure. Invece, quando appunto c'è l'ingresso, famoso ingresso in politica del 1994, anche lì si è detto di tutto e di più del perché. C'era bisogno in quel vuoto che si era creato di un personaggio del genere per traghettare verso quello che sarebbe arrivato dopo? Ma qualcuno lo doveva fare. Tangentopoli aveva distrutto tutto. Tangentopoli è stato un colpo di Stato vero e proprio, che ha creato una seconda repubblica peggio della prima. La prima aveva tanti difetti, ma aveva anche molti meriti rispetto a quello che è venuto fuori. Quindi, diciamo, serviva un'atmosfera politica che si voleva allora bipolare. Perché prima i grandi poteri faticavano a controllare un'Italia uscita dalla Resistenza con una marea di partiti, no? Per un potere esterno
È difficile controllare questo, quest'altro, questo, quest'altro, questo, quest'altro, che litigano, fanno poi gli italiani che prendono il caffè in 20 modi diversi, figurati. C'hanno questa fantasia e questa competitività e combattività che deriva dal Medioevo, ma ancora da prima dai Romani, eccetera. Quindi il sistema era difficilmente controllabile, quindi si fa a Tangentopoli, non perché lo stesso sistema non controllasse la Prima Repubblica, ma perché era più semplice. Allora viene fuori Veltroni, viene fuori Prodi che vogliono fare il PD, vogliono unificare la sinistra e viene fuori qualcuno che deve unificare la destra. Quindi qualcuno che era già in contatto con quelli di prima. E chi è che assicurava il contatto con quelli di prima? L'ambiente di Craxi, l'ambiente d'affari del quale faceva parte Berlusconi, ma anche la Chiesa e anche la massoneria. E quindi quel legame con la massoneria di destra, diciamo, con la Chiesa di destra, mentre massoneria, diciamo, progressista si occupava dell'altro fronte insieme alla Chiesa progressista, cosiddetta, e quindi bisognava organizzare i due campi tentando di portarci a un bipolarismo, che come vedete poi in Italia fa fatica a funzionare. Alla fine non funziona. E quindi botte, crisi, per cercare comunque di ricondurci ad un ovile. Però diciamo, una volta i famosi pentapartiti ed altro erano fatti di gente più in gamba che comunque ragionava anche in parte nell'interesse nazionale. Adesso non c'è più nessuno che ragiona nell'interesse delle persone e dell'elettorato. È stato abolito, figuratevi, il rapporto tra elettori e politici, non c'è più il deputato di zona, non c'è più niente, e quindi diciamo, il sistema è stato cambiato, non siamo arrivati a un bipolarismo puro, ma siamo arrivati a un monopartitismo, a un monoblocco che fa sempre le stesse cose, facendo finta di essere in lite. E poi però accade che durante l'ultimo governo Berlusconi viene defenestrato anche lui e poi arriva Monti. Era considerato un pericolo in quel momento, comunque non era più, come dire, non serviva più. Il sistema si tiene in piedi col divide tempere, perché la gente deve pensare che c'è la democrazia. No? In effetti questi non contano granché. Qualcuno li fa contare in un certo momento, ma con delle ben precise direttive. E quindi c'è il gioco classico, Guelfi, Ghibellini, destra, sinistra, ma è il gioco del divide d'impera, perché come dicevo, e lo abbiamo visto bene negli ultimi 2 anni, le cose importanti sono quelle per il potere, e le fa comunque. E noi siamo così ipnotizzati da questo teatrino vero e proprio della politica. La democrazia è qualcosa di finto, no? C'è una bellissima frase di Steiner che diceva: i finanzieri tra il 700 e l'800 si resero conto che ogni volta che c'era una rivoluzione, ormai c'erano, contro i re che loro controllavano, no? C'era il rischio che loro, c'era un disastro, devono ricostruire i loro imperi, le loro cose, perché, no? E allora inventarono la democrazia. E quindi la gente ha cominciato a pensare che era libera, mentre loro controllavano i vari gruppi. E poi chiude questa frase Steiner dicendo: perché la gente pensa di essere libera, ma le persone che in fondo dietro le quinte controllano un paese sono un paio, ma sono sempre quelle. Noi dobbiamo imparare questa cosa per non fidarci più della politica, ma solamente di noi e della politica che noi possiamo fare intorno a noi, a macchia di leopardo, fino a che un giorno saremo abbastanza cresciuti per creare una società nuova. E sta cominciando, proprio grazie ai 2 anni passati. E c'è infatti un certo fermento, ad esempio in questi giorni, tanto per dire, non ci sarebbe mai stato, che ne so, non sarebbe stata notata la presenza di un soggetto come Fauci, tanto per farne uno, no? Nella zona di Siena, che ha avuto Certo. questa nomina dall'università, e ci sarà la popolazione, poi uno può dire è utile o non è utile, però se non fosse accaduto, che so, il Covid e quindi non ci fossimo soffermati sui laboratori, eccetera, non ci sarebbe stata questa risposta delle persone e questa mobilitazione, tanto per fare un esempio, poi magari non cambierà niente, però è un segnale che le persone non, cominciano a capire quali sono determinati meccanismi.
Sì, ma anche l'evidenza del fatto che c'è stata, che non c'erano punti di riferimento politici. Tu avevi l'idea tua che pensavi giusta e non c'era un solo punto di riferimento politico. Erano tutti dall'altra parte, se tu pensavi in modo autonomo. Questo ha reso chiaro a tantissime persone, si è visto anche nel calo elettorale che c'è stato, nella presenza elettorale, che ma io non mi posso fidare di questi. E tanta gente ha cominciato, questa è la parte importante, non solo le proteste, le cose, ma ha cominciato a dire: ma io mi faccio il mio ambulatorio, il mio laboratorio, cerco di fare la mia scuola, cerco di fare la mia produzione, voglio sfuggire per quanto posso ai circuiti del potere. E quindi basta, non mi faccio più ipnotizzare da questi burattini che stanno lì in televisione. Questo è quello che sta cominciando a succedere, grazie a tutti gli ostacoli che questi ci hanno messo finora. Quindi grazie a tutti. Grazie Silvio, grazie quello, grazie quell'altro. Ma lo dico sul serio, perché una cosa che dicevo spesso quando facevo le mie prime lezioni di politica spirituale, tanti anni fa, era dire: se non ci fosse chi organizza il male al mondo, il nostro livello di crescita rimarrebbe così com'è adesso e non diverrebbe ulteriore, maggiore, non diverremmo migliori. Perché noi cresciamo superando queste cose, vedendo come non si fa e volendo fare il bene. Quindi se in questo momento non ci fossero più persone che organizzano il negativo, negativo culturale, di guerra, eccetera, eccetera, sanitario, noi praticamente il livello dell'umanità si fermerebbe qui a livello di crescita e francamente ancora non è granché, c'è ancora molto da fare. Ma questo molto da fare lo dobbiamo fare noi, non aspettare che lo faccia qualcuno e non farci ipnotizzare dall'odio per chi in fondo, non sapendolo e proprio non volendocelo fare, ci sta facendo il favore di aiutarci a risvegliarci, non volendolo fare naturalmente. Che poi è proprio così anche nella vita, cioè quando uno si rilassa troppo, in generale, non tende più ad evolvere, anche sulle cose più banali. Si firma e allora, guarda caso, qualcuno che organizza il flusso degli eventi della nostra vita manda qualche cosa per scuoterci. Delle volte una malattia, delle volte un licenziamento, tante cose che ci scuotono, ci fanno pensare al senso della vita. Ma qual è il senso della vita? E allora, stranamente, ogni volta che accade questo, ci fermiamo a pensare a quali sono i valori veri della vita, il rapporto con le persone che amiamo, il problema di quelle che non abbiamo amato abbastanza, delle cose che potevamo fare e non abbiamo fatto, allora facciamole. No? E tutte queste riflessioni sorgono quando siamo usciti da quello che tu chiami rilassamento. Ma che rilassamento è? È il rilassamento nei sensi, il rilassamento nella sola materia, che sono tutte quelle cose che poi un giorno non ci saranno più per noi. Quello che ci sarà per noi è quanto sarà cresciuto il nostro spirito, il nostro io, diventando sempre più capace di fare il bene, di pensarlo, di sentirlo e di farlo. Queste capacità sono la parte immortale di noi, quelle occorre costruire durante la vita, ma sono anche quelle che ci fanno stare meglio in vita quando ci decidiamo a rivolgerci al bene e non solamente al nostro egoismo predatorio. Anche se poi capita di osservare, perché questi eventi che ci vengono mandati, in alcune persone suscitano queste domande, appunto si fermano, altre invece non, io vedo spesso, cioè io posso vedere dei collegamenti, magari sbaglio nel vedere dei collegamenti tra alcuni eventi ad alcune persone, magari come si comportavano, quello, che tipo di vita facevano, però queste persone non si fanno la domanda, cioè non vedono il collegamento e continuano a procedere nella stessa maniera. Cioè, proprio Sì. in alcune persone manca questa fase di consapevolezza. Beh, ognuno ha le sue fasi, che poi per noi è difficile giudicare dall'esterno, però vedi certi comportamenti, cioè allora questo ancora non ha capito. Però ognuno ha i suoi tempi, cioè prima di imparare c'è un necessario tempo dell'errore e quindi non sappiamo quanto tempo ha avuto per sbagliare quella persona, ma prima o poi lo farà. Diciamo che
La creazione, l'aiuto a crescere di uno spirito più elevato è come la scultura di una statua. Ci vogliono molti colpi, delle volte di martello, alcuni anche un po' forti, prima di delineare lo spirito che ne uscirà fuori. E quindi ognuno veramente ha il diritto di sbagliare fino a che non impara, perché la nostra fase di crescita da alcune migliaia di anni è imparare sbagliando, così quello che impari è veramente tuo e poi tendi dopo un po' a non sbagliare più. Ha visto che abbiamo parlato di protesta, leggiamo un paio di domande che erano arrivate. Una che era di Cristina, che ti chiedeva cosa ne pensa dei cosiddetti vivi. Avrei visto questi messaggi lasciati con la V rossa. Dice: ogni volta che leggo i loro messaggi scritti a caratteri maiuscoli utilizzando termini come lotta, mi demoralizzo. Grazie. Guarda, francamente non ne so nulla. Nulla. Allora. Quindi abbiamo risolto subito alla Ma che dicono base. questi messaggi? No, hanno fatto delle azioni dimostrative, soprattutto, che ne so, scrivendo sulle pareti nei momenti di questi anni, diciamo, più Sì. topici, contro obblighi vari. Non so se hai mai visto quelle pareti scritte di rosso con dei messaggi sotto, che so, il Sì. palazzo della ASL, oppure, insomma, azioni dimostrative, in cui esprimevano, insomma, tutto il loro disappunto per quello che stava accadendo. Guarda, io dico sempre una cosa, è tutto costruttivo, purché non inviti all'odio e basta. L'odio è un far vincere i poteri che vogliono un regresso, perché se quello che conta è quanto tu vuoi il bene, l'odio non c'entra niente. L'odio non è comprensione di quelli che stanno facendo il male perché sono ancora a un livello di maturità molto basso. E sono per strada comunque, io è inutile che li odio a fare. Devo dire, devo indignarmi per quello che fanno, anche in maniera forte, ma odiare la persona non ha alcun senso, anche perché dopo un po', prima o poi, anche quella persona va incontro alle sue difficoltà, va incontro al suo destino, muore, gli chiederanno che hai combinato, si progetterà una vita migliore, una vita più fattiva. Sai che succede in genere a chi è stato molto ricco e ha usato male le ricchezze? Che poi magari non gliele danno più. Potrebbe ritornare come una sorta di poverello. Poverollo, magari è anche poco capace di fare le cose, perché bisogna smontare una cosa fatta male. Questo i grandi iniziati l'hanno sempre saputo nelle tradizioni della Rosa Croce, eccetera. Se tu, come diceva Steiner, se tu hai usato male un'intelligenza, è facile che la vita dopo sia una persona molto semplice e magari anche ottusa. Dice Senti, invece come i se. figli. Sì. I Dimmi. figli, abbiamo parlato appunto di Berlusconi padre, i figli che vabbè, li vediamo, no? Uno che insomma, dirige Mediaset, poi ci sono le figlie. Lui, tra l'altro, sono imbattuto in questi giorni in una frase un po' particolare perché sulla 7 facevano rivedere l'intervista che aveva fatto la Merlino a Berlusconi, in cui diceva praticamente che la mamma, dopo che è morta la mamma, dice: sono stato fortunato, dice Berlusconi, perché ho una figlia e Marina mi fa da mamma, che mi è sembrata una cosa, insomma, detta da Berlusconi, no? Una cosa un po' anomala, quantomeno. I figli di solito di un personaggio così, nascono anche loro con poco amore o senza amore? No, nascono in tutti i modi possibili e immaginabili, però è chiaro che spesso questa presenza, questo incontro non casuale, è uno stimolo, può essere uno stimolo positivo, può essere uno stimolo anche fortemente negativo, può essere un ostacolo. In genere, le famiglie molto ricche sono difficili dal punto di vista dei rapporti e quindi vuol dire che qualcuno entra in una famiglia nobile, importante. E famiglia di potere, ma insomma, diciamo come tranquillità di vita era meglio che entrava in una famiglia più modesta, insomma, ecco. E anche come affetti in genere. Però questo non è detto, non si può essere categorici nel dire questa cosa. Certamente ognuno va incontro a quello che gli serve come stimolo. Anche perché spesso abbiamo visto nella famiglia Agnelli, ad esempio, c'era anche chi aveva una visuale abbastanza diversa, almeno da quello che si è percepito, come anche nel caso di Berlusconi si è vociferato che l'ultimo figlio
avesse delle sensibilità diverse. No, che in una, che in, in qualsiasi famiglia ci siano delle sensibilità molto diverse, è chiaro. Ma uno non può pensare che, mi ricordo anche uno dei peggiori personaggi politici americani, Dick Cheney, il guerrafondaio, vicepresidente delle guerre, anche petroliere, eccetera, eccetera, cioè una figlia che proprio lo disprezzava profondamente. E quindi, perché? Perché era libera, perché pensava a degli interminati elementi ideali, eccetera, eccetera. Questo accade in tutte le famiglie, ma in tutte le famiglie. In famiglie più che uno le pensa come un blocco di potere, non è mai un blocco di potere, basta. Anzi, per mantenere il potere spesso si rovinano queste famiglie. Caro Fausto, noi ci vediamo presto, tra 14 giorni. Grazie di questo ritratto così particolare e diverso sul dopo, il dopo di Berlusconi. Grazie. Sì, siamo sempre positivi. Perché? Perché la coscienza universale poteva fare dei progetti negativi? Io sempre questa domanda mi faccio. Mi rispondo no. No. Se è stata capace questo cosmo, gli alberi che funzionano, le siccità che vengono ricambiate con acqua in abbondanza, guarda quello che sta succedendo, cioè se c'è una perfezione intorno, perché l'unica cosa non perfetta deve essere il genere umano? Non è possibile. E non torna, infatti, la risposta non può che essere quella. Grazie, Fausto. Sì, solo che, scusa, ancora una cosa, solo che la positività del progetto da diverso tempo passa attraverso le nostre azioni, cioè l'hanno lasciata a noi. Cioè, allora, avete cominciato a capire come funziona, datevi da fare voi, non vi posso fare tutto, se no quando crescete. Quindi a questo punto non è quello che viene fatto per noi solamente, ma è quello che facciamo noi di bene che è la cosa più importante. E facciamo dove? Intorno a noi. Alla prossima, ciao Fausto. Grazie, ciao a tutti.